mio, Alex, guarda che lecca lecca gigante. Oddio, è gigantissimo. Questo è il mio, lecca lecca. No, è di tutti, è di tutti. Non sta avvicinare. Tu lo sai qui? È mio. No, Lion, guarda qui. Una mongolfia di gobba da masticare. È godosissima. Non le faccine sopra. Vediamo Anna che cosa ha trovato. Il camioncino pazzo. Fa allora vedere. Salve, io vorrei un gelato alla fragola, stracciatella. Anna, per favore, voglio il gelato. Che benvenuti c'è? Nella Skyblock, in mezzo alle caramelle, belle, al cibo. Guarda che godosa. Ti prego. Ah, qui la terra è torta e le dolci sono dolci e l'acqua è ciocca cola. Oh, che bello, buonissimo. Ciocciacciola buonissima. Ma la ciocciacciola. Allora, prima di tutto, visto che qui abbiamo quello che ci serve per iniziare in questa cassa, e possiamo anche guidare il camioncino dei gelati, quindi dobbiamo spostarci con quello, dobbiamo fare le strade. Però okay, serve una persona che faccia come al solito per esplorare la nostra cobblestone farm. Alex vuole farlo, l'ho visto, io lo vuole fare di brutto. La sai fare, Alex Nauz, la cobblestone farm? Lui è iper esperto, basta che non se la mangia poi. Se eh, fallirai nella cobblestone farm, se il cioccolato me la mangio tutta, ti massacrerò di brutto. No. Allora, no, questa è l'acqua che sarà Coca-Cola sempre. E la lava, non lo so, sarà cioccolata bollente, non ne ho idea. Ok, va bene, posso farlo, eh? Sì, lo faccio sì, sì. Intanto io pianto un alberello di caramelle qui, perché potrebbe essere. Quello prego, che vai. E voi avete già qualcosa, se non ricordo male, no, giusto? Voglia, pieno, no, okay, certamente. Ah, sono, mamma mia. Torta, torta grossa. Guarda qui, io invece c'ho tutta la cosa. Allora, Anna si congiunge, sì? Non è semplice. Prova ad andare verso quella palma di caramelle che c'è di là. Va bene, vado. Guarda, subito quella palma di caramelle. Dai, non così. Caduta, no. Quella palma di caramelle è lì, capito? Ho capito, grazie per avermi spinto. Tu invece un po' non giù, andrai verso quella palma, no, di caramelle lì. No, non ci, no, vado, no, lì. Andrai insieme a me da un'altra parte. Proveremo anche. Tu non stai facendo il lavoro. No, no, stavo facendo, stavo guardando un po'. Ma cos'è sta roba? Cos'hai combinato? Cos'è sto schifo? Ma che schifo è? Cos'è che si fa così, Ma non è vero, ma come, quando lei ma che mondo è mondo questo? Come? Ha ragione, però vabbè. È preso tutto storto un po', Però è storto. Tieni anche un secchio d'acqua, tieni. È avanzata la ciocciacciola. È avanzata, bene, di brutto. Intanto io provo la mongolfiera di zucchero filato. Possiamo, vediamo, salire il 2? No. Io, signor mongolfiera, ma la strada la devo fare di due per il camioncino. Oddio, ma oddio, bellissima, sì, Anna, ovviamente cosa. È bellissima, davvero, my friend. Cioè, allora io non mi servite più voi, no, cioè. Ti prego, no, come no? Sto vivendo un'avventura. Se atterri e muori. Ma stai zitto. Ma che stai zitto. Sei un uccello del malaugurio. Guarda quello. E ovviamente anche qui l'obiettivo finale è andare ad affrontare il drago di caramelle. Quindi, oh, immagina che quello là me lo mangio di brutto. Dobbiamo trovare le parti che servono per entrare nel reame dell'End. Non so, oh, se sì, tipo, gli occhi gommosi, sì. Ragazzi, ma qui non c'è una bella matta ceppa del drago qua, non lo so. No, com'è possibile, dai? Ma sarà molto più lontano. No? Sì, ma lì sicuramente. C'è un altro bellissimo. Di che caramella è quello? Di tua madre. Cioè, ah, non mi piace. Vedi, più è buona, aspetta che proviamo a vedere se dentro c'è qualcosa. Ma quell'albero lì. Non c'è niente qui dentro l'albero. Però magari è legno, almeno quello potrà essere. Prova a leccarlo, magari è buono. Sì, è un albero di legno in realtà. Che schifo, oh, la caramella. Ma siamo insieme adesso, che bello. Siamo che in due, bello, quindi. Che bello. Ah, bellissimo. Che fortuna. Va bene, allora troveremo il resto delle cose su un'altra delle isole di caramelle. Io sto facendo della cobblestone, se ti interessa. Io sto mangiucchiando quest'albero di caramelle. Ricordatevi che il drago è forte, quindi serviranno tutte le cose necessarie, le cose in ferro. Gli tiriamo le caramelle in faccia. Io ho quasi finito anche il ponte, due basta, spero. Sì, però se parli italiano io preferisco, altrimenti mi arrabbio, lo sai, no, Anna? Ma certo, scusa, ho paura di cadere, che tu mi dai uno schiaffo e mi butti giù. Cosa ci fai nella, dai, mia mongolfiera? Dai, è bellissimo, posso usarlo un pochino? Chi ti ha detto che potevi salirci? Ma anch'io voglio andare nella mongolfiera. Dai, cos'è? Com'è la prossima cosa che farai, quale sarà? Che andrai in libreria a rubare le storie da brivido? Quelle sono talmente godose belle, che io ne ho già tre, sì, ho tutte preordinate. Spero preordinate, non rubate. Ovviamente, ma ti anche perché poi ti danno anche gli adesivi speciali. Esattamente, unici. Le trovate in tutte le librerie, anche su Amazon ovviamente, da preordinare da subito, da adesso. Link in descrizione nel primo commento. Anche se escono il 28 aprile. Ma se le preordinate, gli sticker sono una roba per via di fieri. Bellissimi, torniamo indietro perché si sono. Anzi, facciamo così. Io. Tu rimani qua.
e mi dici se nell'isola c'è qualche tesoro, perché secondo me qualcosa c'è. Ah, scavo di brutto. Bravo. Me la mangio tutta. Vado subito. Ma del resto noi, come isola iniziale, siamo dentro un gigantesco gelato con il cono dal cioccolato. Hai visto? Ma secondo me dobbiamo andare nel cono, tipo. Ma io ho pensato appunto, ma non è che c'è da scavicchiarlo un po' quel cono? Secondo me dentro c'è qualche godosa situazione, quindi secondo me bisogna scavarlo, però... E poi ti faccio un piccone? Sì, ma tu stai ancora scavando, giusto? Certo, bravo. Ovviamente, allora, vedi? Ma che bello, guarda qui, un uccello. Cosa c'è, Leo? Cosa c'è? Oddio, io non lo so. Me lo lecco tutto. È un leccavola, un vola lecca, ciuccia lecca. Denti Alex, dammi la cobblestone che devo craftare delle cose anch'io. Ehi, Ion, c'ho genti 5 blocchi. Genti 5 blocchi, eh? Genti 5. Vai, genti 5. Bel numero il genti 5, il mio numero preferito. Ecco qui. E lo so, è per quello che ti ho preso quel numero. Una ascia che potrebbe servire sia per pistare le persone, sia per craftare le cose. Basta che non pisti noi, siamo tutti contenti. E invece, perché? Dai, ma scusami. Prima a pistare è proprio Cico, chissà secondo chi me. Toccherà essere pistato, eh? Mo, chi lo non sa. Non mi piace già la situazione, te lo dico. Imprescindibile che sarà Cico Tobi. Poi facciamo io anche una tornata pala. E ti ho fatto una bellissima autostrada. Grazie, grazie. Però devi fare un'altra cosa. Siccome è un po' in pericolo questo coso, quindi io adesso faccio salgo e tu mi fai manovra e lo spostiamo. Va bene, mi piace questa cosa. Ok, dimmi dove devo andare, non vedo nulla. Allora devi andare un po' più bravo. Così? Esatto, devi venire verso di me piano piano. Piano piano, oh, è larga la strada. Non prendere sotto nessuno. L'ho fatta di tre, dovrebbe bastare. Non vedo niente, aspetta. Okay. Ok, vieni dritto. Così vedo dritto, un po'. Piano, no, piano. Molto poco vedo, molto poco. Ok, adesso giro, bravo, okay. Vai verso un po' dritto. Piano. Ma certo che potevi farla più larga. Ok, bravo, bravo, bravissimo. No, è astro rischioso, ragazzi. L'ho fatta giusta, mamma mia. Ne abbiamo solo uno, Laio. Ok, allora non mi fido a guidarlo oltre, sono sceso, credo, sì. Va bene così, mi piace. Ok, gli abbiamo fatto la strada, adesso ce lo lasciamo dentro. Perché è bellissimo, non lo voglio sprecare. Vero, e poi è pieno di caramelle dentro. Attenzione, è bellissimo allora. Ho trovato un mini dungeon. Non so che oddio, cosa sia. Oh, arriviamo anche noi, dove sei? No. Faccio subito il ponte. Come no? Ragazzi, ma queste caramelle sono bellissime. Perché quando le raccogli ti danno del merluzzo. Del merluzzo? Ma cosa vuol dire il merluzzo? In che senso del merluzzo? Ma sono pesci di caramella, tipo gli orsetti gommosi. No, sono pesci veri, sono uai merluzzo, sono caramelle al merluzzo, non ti piacciono? Ma che schifo! Scusa. Sono buonissime, non capite nulla. Ma puzzano, no? Cico, ma una scala la potevi di merluzzo. Fare. Sono molto scarso, quanto guarda, non posso fare così. Peggio di prima. Ti delizio con questa mossa, ma dai. Ma fai una scala di legno, bestia. Mannaggia, che quello è vero, ma non sei possederlo. Un troglodita che non hai scoperto gli utensili ancora. Però aspetta, guarda qui, becca questo, guarda cosa ho trovato. Wow! E cos'è questo? Liquirizia! Ma è carbone, non è liquirizia. No, vedi è quello della Befana, stupido sciocco. Il zuccherato è buono comunque. Ma dove siete andati? Scusa. Allora, fammi provare, metto questo qui, riempiamo col carbone della Befana. Se brucia vuol dire che non è quello da mangiare, che è solo quello cattivo della Befana. Vabbè, ma anche quello di zucchero brucia, no? Non è vero, infatti è quello cattivo, è il ma minerale. Ma l'ho mangiato, no. Senti, ti do un altro incarico. Allora, ti faccio una pala anche a te e te ne vai sotto in miniera a cercarmi dove sono queste spalle del drago lì. Dammi gli occhi tutto fratello. Questo è per mia. Te. E ti do anche un picconcello per ignoranti, ecco. Mamma qui. Mia, questo è proprio ignorante come me. Vai subito, discendi vado, al centro vado. Del cono. Vai, dai, voglio avere un colpo anch'io. Più bello che anch'io, prima io. Sì, allora, vediamo che cosa c'è dall'altra parte. Dunque, ah, che bello, qua c'è anche un fantasma di caramella, di puzza di caramella, che buono che deve essere. Oh wow, un profumo. Anna, un fantasma di zucchero. Collegati con quel, fai sempre un'autostrada, però mi raccomando, di come là. Autostrada, da tre? Di due, va bene, di due. Ma come lo portiamo il furgoncino da là? Poi ci pensiamo. Alex invece di là, vedi che ci sono bene, dei coni. Va bene, lo faccio io lì. Ok, Cico, tu devi trovarmi qualcosa, appena tu trovi io arrivo. Assolutamente, 100%, okay? Guarda, aspetta lì sopra. Magari dentro la palla di gelato c'è qualcosa, può essere. Oh, speriamo, guarda tu dentro lì. Sto guardando con speranza. Non sto trovando ma come niente. Non c'è niente, non è niente? Possibile. Però sono determinato e sicuro che Cico troverà il portale dell'Ender. Innanzitutto, certamente, tu non c'è vai dubbio. Nell'isola di prima, quella piccolina. Sì? Lì dentro c'era il diamante.
quanto è pazzo! Ah, poi ha preso tutto. Sì. Ma allora vedi che c'era qualcosa di dolce. Questo fantasma di caramelle mi ha dato delle carote di caramella. Buone! Buone! Però non sto trovando lo stesso il ferro. E senza ferro non posso prendere neanche il diamante. Ma deve prima essere, ma è nel collo del gelato. Ho lasciato una forrace, forse l'ho lasciato lì il ferro. No! Vado a vedere, non hai fatto ancora le scale che ti avevo chiesto di fare. Guarda, no, cioè, allora, io di nuovo sto cercando il portale! E io di nuovo sto salendo a piedi, così. Mannaggia. A causa della tua inefficienza. Stai facendo salire l'Aion a piedi, ti dovresti vergognare. Ma io che e comunque no, non ce n'è di ferro qui, sei no, un imbecille. Ma scusa, me lo ricordavo. No, no, la mia memoria è andata ormai, mannaggia. Dammi il ferro. Adesso arrivo, eccomi qua. Più in dov'è fretta il ferro? Arrivo, amico. Io ero sotto la amico caverna. Vediamo, perché per il momento non sei amico a me tu. Dov'è ecco il mio ferro? Sì, eccoti. Ah, lo prendi, guardalo tutto questo piccone. Ma non voglio un piccone, lo voglio. L'avevo già usato, dai, amico, ti prego. Cioè, tu ti sei fatto le cose da sole per non farti piccone. Non ci posso credere. Ed dai, è pure usato. Dai, perché guardi questi particolari? Che schifo fai? Amico brutto che sei, io veramente. Te ne devi andare. Cose usate. Te ne devi andare. Come perché non te ne vai? No, fai la scala. Cioè, come se tu avessi preso una caramella, te la fossi ciucciata e poi l'avessi offerta all'Aion. No, era l'Aion. Fai veramente schifo come persona. Che schifo. Ragazzi, mi state sovra super caricando. Ma ecco sovra qui super il che? Invece sovra super scemo di guerra sei. Non voglio essere quello. Sei sette. Ok, adesso ti faccio la scala. Adesso la faccio bella. Se non ti piace però è un problema questo. Ho trovato un minerale che è ferro! Evviva! Ferro! Ve l'ho detto che c'era. Sembra un po' tipo caramella anche questo, però secondo me è abbastanza duro. Dai, io ne ho unito l'isola che mi avevi dato da unire. Anna? No. Perché sei morta? Mi sa che l'ho fatto male. Sono scivolata giù, ma non ti preoccupare, continuo a fare la mia autostrada. Ma ci sarà una persona tra voi di cui io mi posso fidare e dargli un incarico semplice? Di me. Guarda, ho trovato parrebbe una cosa bellissima. Hai trovato un'isola bellissima. Oh, guarda, questo guarda, mi piace. Aspetta sei? Che ho preso altre carote da questo mostro. Ma non sei qui da me. No, che non sono lì da te, ovviamente. Cioè, mi disgusti. Cosa ma ci fare? Ma per me. Sei brutto a vedersi. Cioè, diglielo che a lui è un po' brutto, è un po' brutto. Cigo è brutti. Cigo fa veramente schifo. No, ragazzi, cioè, Cigo disgustoso. Io te lo posso dire in amicizia. Ma sei veramente brutto. Cioè, no, ti dovrebbero prescrivere in farmacia. Se uno mangia troppo, gli dici fai vedere Cigo Tobi, non mangi più perché ti fa venire la nausea. Ma non mi piace così. Sì, dai. Sì, ragazzi. Io no. Invece, io come sono? Anche tu sei raccapricciante a volte, come? Quando fai perché la monella. Raccapricciante? Raccapricci un bel po', posso oggi dirti la verità. Ma non sono monella. Alex, però poi puzza di scorregge quando gli avvicini. Cioè, non visto neanche me l'avete trovato. Ragazzi, meno male che attraverso i video non percepite gli odori. Perché altrimenti sarebbe terribile. Cioè, io lo so, quindi io ce l'ho sempre nel naso l'odore. Ma anche noi lo sappiamo. Tu stai zitto. Allora, Cico, non si lava, non lavandosi c'ha un odore di acredine. Una schifo, una puzza di sudore. Sì, è schifo. Veramente. Alex poi è io il classico. Io c'ho un bel odore. No, Alex puzza di autobus estate, sudato pieno. Pieno di gente. Oppure di palestra, spogliatoio, sempre oddio, agosto. Quello è ancora peggio. Odore. Dai, ma che schifo. Scusate, ma venite un attimo, perché qui c'è una macchinetta del gelato, mi sa. E non oddio, so cosa. Si può prendere il gelato veramente? Ah, l'hai rotta! Non c'è più, l'ho rotta. Va bene lo stesso. Perché l'hai fatto? Aspetta, Alex, che prima metto a cuocere il ferro che ho comprato. Va bene, Lion, però dopo vieni da me. Sì, vengo da te. Dove sei? Vieni dietro qua di te, eccomi qua. Guarda. Dai, fai l'amico, mi raccomando, trovami qualcosa di bello. Dai, cammina, aia, su, aia, rapido. Guarda lì. Lì, quell'isola di fungo, quella. Guarda che c'è sopra, da qua. Qualcuno di vivo? C'è un villager? C'è? Un villager di caramella? No, ma che villager? Guardalo! Non lo vedo, che cos'è quello? Come fai a non vederlo? Io lo vedo. Ma che cosa? Ma riesci a vedere l'identità che ha quella cosa? È un omino di mezzo pane! Ma come fai a vederlo, scusa? Arrivo! Da qui si vede bene da qua dove sto ma io. Ma io non lo vedo è mai! È vero! Ma come fai? Ma avete la visuale? Ma come fai a non vederlo, estrema. Lion? Ma Lion, giuro, allora lascia perdere e vieni qua al ponte che ti ho fatto ma io Alex l'autostrada del ha fatto del il percorso Durioso per il Nether. Questo è molto bello, volevo vedere. Qua. Ma Cico non sta servendo a niente? No, amici! Infatti io sto aspettando il mio momento. Ho trovato il tesoro pazzo del cono. Finalmente dopo averlo rotto tutto, smembrato, ci sono riuscito.
Che bravo. Era wow. Questa la mia missione. Sì, no? Bravissimo. Aspetta, che ho trovato un altro legno. Questo qui è caramella buona. Ah, legno di rovere. Questo. Ah, buono. Quello lì proprio di una dolcezza infinita. Come quei vecchi che si ciucciano i bastoncini di liquirizia di legno. Tutto, no, con ma le quelli spavano tutto a terra. Senti, ma pure. A te ti ha invitato qualcuno? Sì, dai, eh? No. Dai, perché no. Fai? Ciao. No. Ciao, Ann. Allora, qua sotto mi pare che non ci sia niente. Però non si può mai dire, Alex. Magari posso scavare, aspetta. Bravo, bravo. Anna, vieni con me. Dobbiamo andare a vedere il momino di Pan di Pendolo. Ti faccio vedere il momino. È bellissimo, è carissimo. Dai, non andare via. Stai zitto, Alex. Nessuno vuole stare con te. Cioè, sono già stato molto tempo con te. Ho trovato una cosa bella, strana. Io non voglio aprirla senza di te. Va bene, rivengo allora. Giusto per vederla. Dai, anch'io, dai, vediamo un po'. Cos'è? Sei una cacca. Allora, io adesso vengo lì che con cos'è? Speranza. Io scendo con speranza. No, no. Sei una cacata. Se è tipo lapislazzuli, ok? Dai, dai. Se è lapislazzuli, io sarò così iroso nei tuoi confronti. Ma c'è nel libro la mia non toccare cose che non ci sono. Oh, però sembra bello, dai. Allora, cos'è? Mi dispiace per te, Alex. È duro, eh? Questo è un buon segno. Oh, è bellissimo. È diamante! È pazzissimo! Diamante di caramella, signore e signori! No, vieni qua su! Godurioso il diamante! Ma una scuola di caramella! Vedi, Cico Tobi? Così si è utili! No, no, amico, guarda, io posso spiegare. Dice però il bene lui! Così si è utili! Perché? Ma io ho trovato qualcosa pure! E adesso andiamo a vedere che cosa hai trovato! Ah, ecco, esatto! E nei commenti subito voteremo chi è più utile! Anche Anna è stata utile a suo modo, forse, non si sa come, ma dice di essere stata... Ho fatto le autostrade per i carretti del gelato! Sì, infatti adesso andiamo a vedere. E non so perché parlo così, ma all'improvviso ma tutto wow. Hai visto qualcosa di bello e seducente, no, per caso? No, è che ho premuto un tasto per le canzoni ed è partita una melodia misteriosa. Ma va via, e quindi c'è un adesso in mi sto adattando. Ci deve essere un segreto nascosto in quest'isola. È qui sotto, il segreto è qui. Mostramelo, dov'è? È qui, scendine, qui? Scendine. Discendo qua allora. Ho paura di scavare perché pensavo ci fosse qualcuno di vivo. Oh wow, addirittura. Ma certo che caramella. Senti, senti. Non ho una torcia. Me la dai una torcia. Hai del legno, sì, tiri del carbone. Grazie, non ne possiedo io. Grazie, va bene così. Metto insieme questo legno con questo carbone e faccio delle torce di caramella. Stai zitto sa dietro di me, invece. Non illumina. Ecco, giustamente così. Ah, una conca. Ma quanto no, bisogna? Io ci lo senti. Allora, e vedi, stai rovinando lì, tutto, lì. Non c'è niente. Guarda, vedi? C'è dell'endstone. È vero, è vero, è vero. E c'è il portale là sotto. Aia, aia. Scusa, ma c'è il portale qua sotto? Non lo so. E se non c'è cosa facciamo a Cico Tobi? No, ce n'è altra sotto, ce n'è altra sotto. Sei sicuro? Sì, l'ho scavata io, l'ho vista. Cico, non c'è una mazza. C'è una cassa, però, aspetta. Bene, una cassa. Si nasconde il segreto della leggenda. Ah, ci sono 5 cristalli dell'End. Buono! E 14 End. Ok, abbiamo fatto 30. Ma dobbiamo fare 31. È buona, però serve da trovare anche il portale. Altrimenti questi dove ce li mettiamo, scusa. Cioè, dai, ma magari un'altra li mangiamo. Allora, facciamo così. Uccidimi così io torno fuori e tu rimani in miniera a scavare. Sì, ok? Vai, senza averne piacere. No, non lo mai. Allora, ti devo bandire. Farlo. Ti devo bandire. No. Ti bandisco. Ma merita di brutto. Ti bandisco. È una burla. Allora, vedi di sbrigarti, sacco di scrotocefali, perché devi trovare il portale dell'End. Dobbiamo affrontare il drago. Ma secondo te qui sotto? Oh, guarda, c'è tutto. La mamma di Alex. No, è un fantasmino, non è la mia mamma. Ok, andiamo a vedere l'omino. L'omino era di là. L'ho collegato, è lì, ha fatto il ponte Alex. No, Alex non ha fatto niente, Anna. Devi prenderti i meriti di Alex. Infatti, quando Anna, Alex fa qualcosa, tu devi prendere tu quel merito. E ho fatto ma io. Si fa così, e se lui Lion si ribella, lo devi bastonare, tipo così. Imbecille, capito? Ok, va bene, ho preso nota, così per la prossima volta lo faccio. È molto brutta come cosa da fare, però ad Alex si può fare, perché si lui può gli piace. Fare, va bene. Può fare tutto, dai, è vero, guarda com'è bello rispetto a Cico. Ma ci vuoi parlare? No, che carino. Non mi piace. Allora, non mi sta piacendo. Facciamo una classifica di bellezza dell'omino di Pan di Zenzero e Cico. Allora, aspetto fisico, omino di Pan di Zenzero stravince. Penso siamo tutti d'accordo. I bottoni gommosi. Penso che nessuno sia in disaccordo, anche nei commenti tutti concordi che omino di Pan di Zenzero 1, Cico 0. Poi lato mentale, quindi intelligenza, omino di Pan di Zenzero 1, Cico 0, secondo ma me. Ma fagli un test, fagli un test. Omino di Pan di Zenzero, quanto fa 2 più 2? Rispondimi con il numero dei tuoi occhi e dei tuoi bottoni. 1, 2, 3, 4. Bravissimo, omino di Pan di
Zenzero. Bravissimo. Okay. Questa è la risposta pronta. Omino di Panti Zenzero 2 Cico 0. Ora fascino carisma. Carisma, quindi beh, è utilità, molto carismatico, eh? Anche utilità nei video, no? Capacità di dire la cosa giusta al no. momento giusto. Dai, ma guarda che presenza scenica che c'ha. Oh, meno di Spandi Zenzero. Che battuta che ha fatto, fatto ridere tutti, come? Anche i commenti. No, l'avete sentita questa? Oh, no, 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 è fa spaccare. Oh, meno di Spandi Zenzero 3, Cico 0. Oh, che sedere! Oh, allora, guarda, vedi anche la presenza fisica. Voto del sedere, forma atletica. O meno di Spandi Zenzero batte Cico 10-0. Incredibile. Ma dai, ma che sedere c'ha? Super Chad, dai. Chad. Gusto, gusto. Ah, è caduto. No! Di so- no, Omino di Spandi Zenzero. Perché tu e non Cico? Poteva morire no, Cico al posto tuo. Io, meglio l'Omino. Allora, l'ho leccato il gusto, ragazzi, vi posso dire, era buonissimo. Differentemente da Cico, che se lo lecchi ti viene un ezema sulla lingua. No, quindi, ma che ne sai, non mi hai leccato? Vorrei ma che schifo! Cioè, non è che hai bisogno di leccare un cammello malato per sapere che fa male, eh? Allora, cioè, questo mi stai offendendo, mi stai dando il cammello malato. Zizzo, perché poveri cammelli. Ma non è l'isola di Anna. Non ti dirò cosa ho trovato. Non ma non mi frega dirò. Nulla. Me lo tengo da quel solo, paese, se, guarda. Sappio, cioè, sappio. Tu, e tu capirai bene perché. Perché tu devi tenere per te tutte le tue idee, ok? Da ora in avanti. Tutte le tue idee, anzi, lo diciamo. Sapete chi ha consigliato la mappa della Skyblock delle caramelle? Cico, non lo mio di Spandi Zenzero, Cico. E no, possiamo sinceramente affermare che in questa mappa non c'era un cavolo di niente. Cico, c'era. Allora tu adesso davanti a tutti, ma c'era l'Omino. Stai zitto, tu, che era migliore di te sicuramente, perché lui certe idee della fava non le dà. Tu adesso prometti, scusi, e prometti davanti a tutti che non darai mai più un'idea a nessuno. Devi no, essere breve e conciso, senza dai, fronzoli. Ma così, dai, senza ma fronzoli. Devi scusarti. Allora amici, mi scuso e non darò mai più un'idea che viene dalla mia testa a nessuno. Ti ringrazio, ti ringrazio di questa cosa. Spero grazie, che manterrà la promessa. Grazie, perché veramente sono idee della mia, ok? Non si possono dire. Però ho visto Romino, mi ha un'idea buona invece è andare subito a preordinare le storie da brivido. Mi raccomando, le trovate su Amazon e anche in libreria potete preordinarle. Quindi non perdetevele e prendetele ora. E per oggi, Lion out! Ciao!